Alberto Tognoni, presidente di API Liguria, è la situazione che ha organizzato il convegno a Sanremo sulla Vespa Velutina, un problema che si sta già verificando da tempo per gli apicoltori. Sì, abbiamo organizzato questo convegno assieme a Aspromiele, che è un'associazione piemontese, all'Università di Torino, perché c'è questo nuovo, vorrei dire ulteriore, questione, problema per quanto riguarda l'apicoltura, quindi l'allevamento delle api e la produzione del miele. Questo calabrone asiatico, credo che si chiami Vespa nigritorax in termini scientifici, è relativamente da poco in Europa, è arrivato circa nel 2004 in Francia e poi piano piano si espande e adesso ha cominciato a essere presente in maniera massiccia, in maniera importante anche in Liguria, per adesso a Imperia, ma temo che si allargherà e arriverà fino ai confini con la Toscana e poi anche oltre. È un animale molto aggressivo per quanto riguarda le api, anche l'uomo credo, ma non tanto peggio del calabrone, come dire, del mitico calabrone che invece conosciamo tutti. Però le nostre api, le api europee, non hanno dimestichezza con questo avversario nuovo e mentre hanno sviluppato sistemi di difesa assolutamente efficaci nei confronti del calabrone, non sanno che fare con questo e quindi le perdite in termini di operai, in termini di api sono molto elevate e gli sciami ne risentono, quindi la produzione del miele eccetera eccetera. Danni che sono già stati appurati per molti apicoltori. Certamente il problema c'è, hanno trovato i nidi, sono nidi molto grandi, fino anche a un metro di diametro, ripeto l'animale è leggermente più piccolo fisicamente del calabrone però somiglia molto. E soprattutto il problema che questo crea è sì legato alla produzione del miele, ma non dimentichiamo mai che le api hanno, come dire, un'attività collaterale non secondaria che è quella dell'impollinazione. E quindi se vengono a calare gli sciami, magari nella piana del Benga non impollinano più le albicocche. Adesso non succederà, però dobbiamo pensarci.